Come ti chiami? Andrea. Elisa. Di che cosa ti occupi? Sono un docente di Digital Communication Management, ho fondato Digital Dictionary e ho fondato anche IELTU. Mi occupo dello sviluppo di business in IELTU e Digital Dictionary. Chi ha avuto l'idea di partire con questa avventura? L'idea di fondare Digital Dictionary è stata mia. L'idea di fondare invece IELTU è stata di un mio socio, poi però c'era una giovane studentessa, Elisa, insomma mi è sembrato giusto coinvolgerla e fare avviare un po' di business. Di che cosa ti occupavi prima di lavorare in una realtà innovativa? Beh, tante cose, ero docente, lavoravo in un centro di ricerca, ho fatto tanta consulenza. Studiavo e dopodiché mi è capitata questa fantastica opportunità, quindi sono salita subito a bordo. Hai avuto delle difficoltà nel reperire finanziamenti? Beh sì, ovviamente, certo, non è facile trovare fondi, però all'inizio, devo dirvi la verità, in Logica Family and Friends per Digital Dictionary abbiamo raggiunto sicuramente un obiettivo soddisfacente, per gli altri è stata un po' più complessa. Come hai reagito ai no ricevuti? Essendo convinto che ci sarebbero stati altri sì, tanti sì dopo, quindi mai demoralizzarsi. E mai guardarsi indietro, sempre essere positivi e cercare di trarre dei so what anche dai momenti negativi, perché no? Hai un role model di riferimento? Certo, Lexola, il gattino più temuto in Digital Dictionary. No, scherzo, mio zio, un grande imprenditore. Per me non poteva che essere mio fratello, Andrea. Cosa diresti al giovane, alla giovane te stessa di qualche anno fa, quando la tua startup era ancora un sogno? Vai, credici, ce la puoi fare. Diventeremo tanti e sicuramente sarà un successo.